Ben ritrovati alla cucina di casa Patuzzo. Quest'oggi facciamo una buonissima marmellata di fichi. La facciamo perché ieri ne ho raccolti veramente tanti proprio dall'albero, quindi sono veramente freschi e genuini. E qual è il miglior modo per conservarli? Qual è quello di fare un'ottima marmellata? Pochissimi ingredienti: abbiamo bisogno di 1 chilo di fichi sbucciati, di un limone, 70 ml di acqua, 350-400 g di zucchero, in base a quanto vi piace dolce. Andiamo quindi a sbucciare i fichi in questo modo. Facciamo in modo delicato per non romperli. Le tagliamo in 4 parti. I nostri fichi sono pronti, li abbiamo pesati ed è perfettamente 1 chilo. E questa sicuramente è la parte un po' più antipatica di tutta la marmellata. Una cosa da fare prima di poter poi procedere è quella di sanificare i vasetti che andremo a utilizzare per la marmellata. Io l'ho già fatto. Cosa ho fatto? Ho lavato i miei vasetti, poi li ho messi in acqua, in una pentola, e ho fatto bollire per circa 10 minuti, un quarto d'ora. Ora cosa facciamo? Li togliamo e li mettiamo su un canovaccio e li facciamo asciugare ben bene prima di poter mettervi dentro la marmellata. Prima di procedere vi do un consiglio: utilizzate dei vasetti piccoli come questi, perché la marmellata di fichi si accompagna benissimo con i formaggi e quindi sarà veramente grazioso mettere questo vasetto in tavola insieme ai formaggi secchi che usiamo a mangiare in inverno. Andiamo quindi ora a preparare la marmellata. Mettiamo i fichi nella pentola con lo zucchero. L'acqua e il succo di limone. E ci grattugiamo anche un pochino la scorza. Magari lo facciamo prima, io ho dimenticato di farlo prima. La marmellata è pronta per essere cotta. Dovrà cuocere in circa 40-45 minuti, ma mi raccomando, per sapere se è pronta o meno, fate sempre la prova a piattino. A fuoco medio andiamo a cuocere la nostra marmellata ed ora armiamoci di tanta pazienza. Questa è la ricetta base per la marmellata ai fichi, però ce ne sono alcune più particolari che magari prevedono l'utilizzo della cannella, quindi potete aggiungere 2 cucchiaini di cannella, oppure verso fine cottura potete aggiungere delle mandorle tritate a pezzettini non troppo sottili, non troppo piccoli. Sono trascorsi circa 30 minuti e onestamente mi sembra già buona la marmellata, ma prima di fare la prova del piattino che vi faccio vedere, io voglio che la mia marmellata sia bella liscia, quindi con il frullatore a immersione spengo un attimo il fuoco, con il frullatore a immersione la vado a rendere bella liscia e compatta. Facciamo ora la prova piattino. Come si fa?
Prendiamo un po' di marmellata per vedere se è pronta. La mettiamo sul piattino. Guardate, è perfetta. Non è troppo liquida, calcolando che è calda si rassoderà ed è perfetta. Facciamola raffreddare per un minuto e poi la andiamo a mettere nei vasetti di vetro. E adesso ci tocca riempire i nostri vasetti. Una volta riempito il vasetto lo chiudiamo bello stretto e lo mettiamo a testa in giù in modo da andarlo a mettere sotto vuoto. Con il calore si sigillerà e quando lo andremo ad aprire farà il classico click. In 30 minuti siamo riusciti ad ottenere una marmellata 100% naturale di fichi. Vi suggerisco di frullarla per averla così bella morbida e sarà più adatta ad essere mangiata poi con i formaggi. Io ho messo per un chilo di fichi 350 g di zucchero. Non vi dimenticate di aggiungere 80 ml di acqua, 70-80 ml di acqua. Ed eccola qui, una marmellata 100% naturale con fichi a chilometro zero. È davvero squisita! La nostra marmellata è pronta per essere conservata. Lasciatela così per altri 10 minuti, dopodiché li potrete capovolgere e conservare. Una volta aperti, dovranno essere messi in frigorifero. Arrivederci a tutti voi! Per la marmellata di fichi abbiamo bisogno di un chilo di fichi puliti, 350 g di zucchero, un limone e 70 ml di acqua. Fate cuocere per circa 30-40 minuti.